Signori, riposo. Siamo qui per celebrare oggi le radici della Repubblica. Il 25 aprile appunto è la festa della liberazione e appunto in questo passaggio noi celebriamo quanti hanno dato la vita per appunto garantire l'unità, l'indipendenza, la libertà, la dignità di un paese dilaniato dalla guerra, diviso e occupato dal regime sanguinario nazista, che per costruire sulle macerie morali e reali una nuova idea di comunità, macerie appunto determinate da una dittatura. Ci aiutarono in molti soldati che vennero da altri paesi, che sono divenuti amici e solidi alleati e che riposano in tanti sul territorio italiano. Furono soldati appunto che noi anche qui oggi celebriamo, 415 di questi soldati, che erano soldati appunto inglesi, neozelandesi, sudafricani, thailandesi, due anche appartenenti alla brigata ebraica riposano in questo cimitero e che appunto hanno dato il loro contributo. E questo cimitero è e resta un monito di quello che l'uomo è capace di fare appunto per ottenere la libertà. E sulla scia di questi che hanno dato la loro vita, che hanno rinunciato, che hanno donato il bene supremo che avevano, la vita appunto, noi rivolgiamo il nostro pensiero di gratitudine e di riconoscenza, ne onoriamo la memoria e affermiamo in modo forte e chiaro il nostro dovere civile e morale di custodirne la memoria. Viva la festa della liberazione, grazie a tutti voi e buona festa della liberazione. Oggi è una giornata importante perché siamo qui in un cimitero dove onoriamo militari che hanno anche loro affrontato la liberazione dell'Europa da questa oppressione che è stata il nazismo. La libertà è un valore che ci ha consegnato la Rivoluzione francese, ma come sempre la libertà non è mai per sempre. Calandrei diceva che la libertà è come l'aria, cominci a capire quando manca. Ecco. Quindi noi oggi siamo qui a riaffermare i valori di libertà, i valori del dialogo, i valori della convivenza. Purtroppo lo sappiamo, abbiamo due guerre, una ce l'abbiamo in Europa e una ce l'abbiamo in Palestina. Ecco, noi nonostante abbiamo passato la tragedia delle guerre in Europa, ancora non ne siamo usciti. Quindi dobbiamo rimanere molto uniti perché soltanto l'unità dei paesi liberi può garantire la libertà in futuro. E quindi noi siamo grati per sempre a questi soldati, erano soldati guidati dal Commonwealth. Noi sapevamo che venivano paracadutati e molti di loro non si sono mai salvati, anche la nostra medaglia d'oro del Lì aveva collaborato proprio con i militari britannici. Vi dico la verità, da europeista convinto, la Brexit per me è stata una ferita, ma io spero, anzi, io credo che come tutti i fiumi che hanno delle anse, poi arrivano al mare. Quindi io oggi qui, quando ho visto questo giovane rappresentante dei britannici, ho pensato che forse l'Europa potrà tornare unita. La Gran Bretagna è un grande paese. Noi abbiamo bisogno di più Europa, abbiamo bisogno quindi di più alleanza con quelli che sono sempre stati i nostri liberatori. Quindi viva il 25 aprile, viva l'Italia, viva anche la Gran Bretagna e tutto il Commonwealth che con noi hanno combattuto contro il nazifascismo. Grazie.
Sono qui stamattina in rappresentanza dell'ambasciata britannica a Roma. È un grande onore per me essere invitato a condividere con voi questo momento importantissimo nella quale rendiamo omaggio ai britannici, agli alleati che hanno contribuito con il loro sacrificio alla lotta per le persone d'Italia. Ringrazio tutti voi per la vostra presenza qui oggi e per la condivisione di questo evento commemorativo in ricordo degli eventi accaduti in questa era bella e tranquilla di questo amato paese. È difficile per tutti noi riuniti qui in questo momento comprendere la disperazione e la sofferenza patite durante la Seconda Guerra Mondiale e lo sforzo sovrumano di coloro che hanno vissuto in tempi così duri, dai soldati ma anche dai cittadini ma che non combattevano, dagli anziani e dai bambini. Oggi giustamente li ricordiamo tutti per la loro lealtà, per il senso del dovere e del rispetto. L'impegno altruistico, l'onore, anche l'integrità e anche il coraggio personale. Sono infatti le loro azioni collettive e la loro capacità di supportazione che ci permettono adesso di vivere autonomamente e in libertà. Dobbiamo quindi volgere uno sguardo al presente e al futuro e riflettere sulle minacce e le sfide che ci affrontano. In questo contesto dobbiamo anche ricordare le azioni e la lotta dei coraggiosi ucraini che lottano proprio adesso per la loro libertà e dobbiamo fare tutto il possibile per essere fianco a fianco con loro e per garantire che i loro sacrifici non siano vani. E anche in questo contesto, ma non solo, anche in tanti altri, l'Italia e il Regno Unito sono partner molto stretti, fianco a fianco con i membri della G7 e anche dell'Alleanza NATO. E dobbiamo basarci sull'incrollabile legami di fiducia e d'amicizia conquistati su campi di battaglia tanti anni fa. Allora grazie ancora a tutti voi che siete qui presenti oggi, mantenendo vivo il ricordo di tutti coloro che hanno vissuto questi eventi. Non dobbiamo mai dimenticare.